Leggo da Salmo 22, versetto 22 a 28. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi tutti, discendenti di Giacobbe, glorificatelo. Temetelo voi tutti, stirpe di Israele, poiché non ho disprezzato né disdegnato l'afflizione del sofferente, non gli ho nascosto il suo volto, ma quando quello ha gridato a lui, egli l'ha esaudito. Tu sei l'argomento della mia lode nella grande assemblea. Io adempierò i miei voti in presenza di quelli che ti temono. Gli umili mangeranno e saranno saziati, quelli che cercano il Signore lo loderanno. Il loro cuore vivrà in eterno. Tutte le estremità della terra si ricorderanno del Signore e si convertiranno a Lui. Tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in Tua presenza. Poiché al Signore appartiene il regno, Egli domina sulle nazioni. Che il nostro Dio vuole guidarci, vuole sostenerci, vuole donarci le sue parole. Allora invito Caterina a leggere e a condividere il testo che noi, che il nostro pastore, sulla quale il nostro pastore farà la predicazione. Leggerai il testo di Apocalisse 11, versetto 18. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Amen. Oh,
cordiale saluto anche da parte mia, un benvenuto nella casa del Signore, un benvenuto anche a coloro che ci seguono via streaming per condividere questo giorno di celebrazione del Signore insieme a noi. È un piacere viverlo insieme e io spero che sia così, che ve ne ricordiate sempre. Anche se a volte la settimana ancora ci coinvolge e sicuramente ci sono delle emozioni e dei pensieri dai quali ci dobbiamo depurare. Ma siamo qui per celebrare il Signore perché senza di Lui non sapremmo cosa fare, senza la Sua grazia, come dice il profeta Osea, saremmo stati interamente distrutti. E poi ci sono delle cose che si imparano, alcune non si imparano, no? Per esempio io non imparerò mai a muovermi per bene. provo a entusiasmare i bambini, ma vedo che loro si immedesimano molto meglio di me. Cerco di seguire la Andrea quando canta il canto dei bambini, ma mi sento veramente impacciato, non fa parte della mia natura. Però la prossima volta, sabato prossimo, quando lo cantiamo, vi alzate tutti e lo fate tutti voi, in presenza del presidente di Unione, così va bene, d'accordo. Quindi questa settimana Andrea manda la traccia su WhatsApp che ci alleniamo tutti, così sabato prossimo facciamo bella figura. Vi vedo seri, Benini, è per quello che non sei rimasto qui, vero? Che anche ti coinvolgiamo sabato prossimo. Va bene. L'essere in chiesa deve essere un momento di gioia, fratelli e sorelle, no? Anche se, come abbiamo, e chiedo di far partire la presentazione, come abbiamo pensato di riflettere in questo periodo per quanto riguarda Bibbia Festival, anche se in realtà viviamo un momento di incertezza, un momento che ci ha portato ad avere una crisi nella nostra speranza. Come abbiamo detto più volte, in queste settimane abbiamo cercato di rivolgere la nostra attenzione a questi temi e in qualche modo ci sono tanti eventi, tante situazioni che ci coinvolgono, che ci fanno pensare che ci sia un problema rispetto alla speranza. C'è un problema perché è vero che siamo abituati e siamo stati abituati a vivere in un mondo agiato, in un mondo che soddisfava tutti i nostri bisogni. Io penso ai nostri vecchi, ai nostri anziani che hanno vissuto dei momenti nel quale non sapevano se l'indomani sarebbero stati ancora vivi, se l'indomani avrebbero avuto di che nutrirsi, di che scaldarsi, se la casa sarebbe stata ancora in piedi. Alcuni di noi possono testimoniare questa storia, giusto? Vero Antonio? E anche altri, non mi ha sentito Antonio, ci sono dei momenti in cui abbiamo vissuto, il nostro territorio ha vissuto una grande incertezza, ma non sono momenti passati, no? Perché intanto possono succedere degli eventi improvvisamente, inaspettatamente, forse più inaspettatamente di quanto non fosse al tempo del secondo conflitto mondiale. Qui per i nostri territori ci possiamo trovare davanti all'imprevisto, ma comunque ricordiamoci che nel mondo ci sono tanti luoghi, tanti paesi in cui l'incertezza come quella che abbiamo conosciuto qui nei nostri territori è grande, no? Pensate alla Siria, pensate a diversi paesi dell'Africa, pensate ai paesi dell'Oriente, del Medio Oriente, ci sono tante situazioni in questo modo. E noi in qualche modo ci siamo abituati a vivere in condizioni diverse, in cui la speranza sta quasi diventando una certezza, perché siamo quasi sicuri di arrivare alla fine della nostra esistenza e di morire nel nostro letto. Ma in realtà
non è così scontato. E questo qualche volta ci fa anche dimenticare Dio, ci fa anche dimenticare il riferimento al trascendente, che è un riferimento importante per la nostra vita, per la nostra esistenza. Ci fa dimenticare chi può veramente darci la speranza. È difficile agire senza speranza, eh? Cioè, senza pensare che si possa ottenere qualcosa di meglio, è difficile agire. L'assenza di speranza è paralizzante. E rischiamo di essere paralizzati nel tempo in cui viviamo, perché in realtà nel tempo in cui viviamo abbiamo una situazione nella quale alcuni elementi ci fanno pensare che la speranza non è poi così scontata. Siamo in crisi. Allora, abbiamo parlato di diversi elementi in queste settimane, abbiamo riflettuto su alcuni motivi per i quali la speranza può venire meno e viene meno nel nostro tempo, anche non solo nella nostra comunità, ma al di fuori, soprattutto al di fuori della nostra comunità. E in questo fine settimana stiamo parlando di un tema che è particolarmente importante, ne abbiamo parlato, cominciato a parlare ieri sera, che è particolarmente importante per permetterci di coltivare una speranza sul futuro, anche se in realtà i segni non sono tutti, e non sono tutti non buoni, no? Nel contesto in cui viviamo. Quindi noi ci occupiamo in questo fine settimana della terra e del messaggio che la Bibbia ci rivolge a proposito della terra. Non parlerò oggi, stamattina, delle difficoltà che vengono rilevate oggettivamente e scientificamente rispetto alle condizioni della terra, non ne parlo questa mattina, ne abbiamo parlato ieri sera, ne parleremo oggi pomeriggio. Quello che vorrei condividere con voi questa mattina è invece il messaggio che la Bibbia ci rivolge rispetto alla terra e rispetto a noi che viviamo su questa terra. E allora, come abbiamo visto nei passaggi precedenti, noi abbiamo visto che la Bibbia ci racconta la storia della terra e ce la racconta partendo da un punto preciso, da un'origine, dicendo che innanzitutto la terra è stata pensata e voluta, così come noi riusciamo a vederla ancora oggi, nonostante le imperfezioni che ci sono, ed era una creazione, quella della terra, finalizzata. Cioè Dio, quando viene raccontato l'origine del mondo, viene detto che Dio, quello che fece nel creare la terra, lo fece per permetterci l'uomo. Il fine della creazione era l'uomo. E non era solo un evento materiale, materialistico, legato a una dimensione puramente tangibile. Dio, quando ha creato, ci dice la Genesi, ha creato pensando anche a qualcosa che forse immediatamente noi non percepiamo. Dio non ha creato solo in modo utilitaristico. Dio ha creato anche, dice il versetto 9 del capitolo 2 della Genesi, degli alberi che fossero piacevoli a vedersi. È interessante questo particolare, no, del racconto della Genesi. Dio ha creato facendo in modo che le cose che creava fossero belle. Dio ha creato affinché le cose di cui nutrirsi fossero buone. È interessante questo particolare. Cioè, non siamo solo materia, non siamo solo predeterminazione, non siamo solo vincolati da elementi, diciamo così, che
fanno parte della costituzione atomica della nostra realtà. Questi elementi sono anche belli, sono anche buoni. Cioè, nella dimensione della creazione, Dio ha inserito anche degli elementi estetici, ha inserito delle cose per le quali il bene è nella natura dell'essere umano. Il bene è nella natura dell'essere umano. Questo è un punto fondamentale. E in questo progetto, in cui ci viene spiegato che l'obiettivo di questo essere che ha dato vita al mondo e all'universo era non solo di far vivere delle altre creature, ma anche di fare in modo che vivessero bene, che godessero del bello, del buono, Dio ha fatto ancora qualcosa in più in questo bello e in questo buono. Cioè, ponendo l'uomo, come abbiamo letto quando abbiamo parlato di lavoro, ponendo l'uomo nel giardino dell'Eden, Dio gli ha affidato anche un compito. Doveva lavorare e custodire il giardino. E abbiamo detto che quindi il lavoro non è una maledizione che viene dalla corruzione dell'universo dopo che l'uomo si è ribellato alla volontà di Dio. Il lavoro era un patrimonio, un'eredità dell'uomo prima ancora che tutto questo accadesse. Cioè l'attività dell'uomo era un qualcosa che doveva far parte della sua essenza. E in questa attività c'era la responsabilità. La responsabilità di custodire il giardino. Custodire il giardino. Allora chiedo ai bambini, cosa vuol dire custodire, Caterina? Cosa vuol dire custodire? Parola difficile. Un sinonimo ti viene? No? A chi viene un sinonimo di custodire? Eh? Prendersi cura, preservare. È più chiaro, Caterina? Sì? Così è così. Beh, allora così, lo lasciamo andare così, questo verbo, custodire. Cosa voleva dire custodire il giardino? La nonna non ti ha mai chiesto, Caterina, senti, guardami la pentola con il ragù che sta bollendo, oppure vedi, no, non te l'ha mai chiesto, non ti ha mai chiesto di custodire qualcosa, di tenere d'occhio qualcosa? Qualche volta sarà successo. Come? È terribile essere interpellato così di botto, vero Caterina? Cioè è una cosa, grazie, hai molto coraggio, io mi sarei seppellito sotto la panca. Custodire. Gestire e difendere. Avere un occhio di attenzione. E per custodire, chi fa il custode sa anche che deve un po' calarsi per capire i meccanismi di quello che deve custodire, proteggere. Deve assumersi la responsabilità della protezione e per farlo deve conoscere e adeguarsi. La Genesi in un verbo definisce un ruolo fondamentale per l'uomo. Lo colloca in una posizione privilegiata. La colloca nella posizione di colui che collabora con Dio per far sì che quelle cose belle, quelle cose buone che erano state create potessero continuare ad essere tali.
Questa era la responsabilità dell'uomo. Far sì che ciò che Dio aveva creato potesse continuare ad essere una cosa bella, una cosa piacevole e una cosa buona. Purtroppo non è andata così. Anzi, quasi subito, o perlomeno per quella che è la prospettiva storica che noi riusciamo a intravedere nel racconto della Genesi, che come dicevo prima è molto sintetico, quindi non ci dà la dimensione di quanto tempo è passato, anche se in realtà qualcosa ci dice, perché non so, la Genesi ci parla e qui chi legge il testo da un punto di vista materialista e scientifico qualche volta ha dei dubbi, ma ci parla di uomini che vivevano 900 anni, quindi se ci parla di tempi così lunghi, da Genesi 2 a Genesi 6 può darsi che siano passati parecchi anni. Però in Genesi 6 ci viene detto che a un certo punto la terra che era stata creata per l'uomo, per una decisione di Dio, perché l'uomo non l'aveva custodita correttamente, è andata distrutta. E oggi noi stiamo parlando, ci stiamo preoccupando per il contesto in cui viviamo, perché sembra che ci siano dei problemi, o rileviamo degli elementi che ci fanno pensare a dei problemi, e la Bibbia ci dice che questo contesto in cui viviamo una volta già ha subito uno sconvolgimento incredibile. Genesi 6 ci dice: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, perché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Il custode che diventa un violento, il custode che stravolge il progetto. Ci ricorda un po' la storia del pastore con Gesù, no? Il pastore che entra nell'ovile e che anziché essere un pastore diventa un mercenario, no? È piena di violenza questa terra. E dice: e allora io li distruggerò insieme con la terra. Che realtà terribile deve essere stata, deludente per Dio innanzitutto. Lui che aveva creato qualcosa di bello, qualcosa di buono, deve rendersi conto che il custode a cui l'aveva affidato non era in grado di continuare il progetto. Un fallimento grande, non solo per le cose che si corrompevano, ma proprio anche per i progetti, come un padre che guarda suo figlio e lo vede prendere una strada che lui ha cercato con tutte le sue forze di evitargli di percorrere. Non so quanti di noi hanno vissuto questa esperienza. Io non l'ho vissuta in questo modo, però ricordo che quando le mie figlie erano piccole avevo ogni tanto un incubo. Sognavo che si arrampicavano sul davanzale di un bancone e finivano di sotto. E io mi svegliavo in un bagno di sudore, no? Perché non seguivano il percorso che avevo loro insegnato, perché non ero stato capace di custodirle. Una tragedia. E questa è la tragedia che Dio ha vissuto. E il dramma è che ha dovuto prendere consapevolezza che non erano delle circostanze che portavano alla distruzione, ma era lui stesso che era costretto a distruggere, perché le cose erano finite in un modo così drammatico che non si poteva fare diversamente. E Genesi 6:17 ci dice: io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Tutto quello che è sulla terra perirà. Tutto quello che era buono e piacevole sarebbe scomparso. Tuttavia, Dio è un Dio di speranza. Noi stiamo parlando di una crisi di speranza, ma parliamo anche di chi può darci speranza. E il Dio della speranza, anche in questo contesto terribile, compie un'azione di speranza. Dice:
Fatti un'arca di legno di gofer, fa la stanza e spalmala di pece di dentro e di fuori. E io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, la tua moglie, le mogli dei tuoi figli con te, di tutto ciò che vivo, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te. Dio ha previsto un'arca, ha previsto un luogo dove far sì che ciò che aveva creato potesse trovare una via di salvezza, dove ci potesse essere una speranza, per conservarli in vita, per conservarli in vita. E allora qui credo che possiamo sintetizzare in questi testi tre cose importanti per noi, importanti da portare nella nostra quotidianità, da portare nella nostra esperienza di vita. Allora, queste tre cose sono l'esistenza di un progetto, di un fine. Non siamo qui per caso. Perché se fossimo qui per caso, non ha senso neanche fare tutti quei discorsi che facciamo, che abbiamo fatto, che faremo anche in questi due giorni, in cui, per esempio, vale la pena differenziare la spazzatura. Un semplice gesto che credo facciamo quasi tutti ormai. Perché differenziare la spazzatura? Per preservare il pianeta? Ma se noi siamo qui per caso e se siamo frutto di una serie di circostanze e se, come diceva Darwin, sopravvive il più forte, è giusto e logico che noi che stiamo avendo dei comportamenti irrazionali, irragionevoli, che stiamo distruggendo il nostro ambiente, scompariamo. È giusto e logico che se la Terra esiste da miliardi di anni, esisterà ancora miliardi di anni, il battito di un ciglio che rappresenta la nostra vita e l'esistenza di tutta l'umanità sulla Terra rispetto a queste epoche inimmaginabili per noi, quel battito di ciglio, anche se scompare, che importanza ha? Quindi questa mattina vi invito a non differenziare più. A cosa serve? Serve solo se noi abbiamo un fine, se facciamo parte di un progetto, se abbiamo una responsabilità, quella di custodire. Il secondo punto è che, come lo stiamo vedendo e constatando dai rilievi scientifici, noi abbiamo un legame tra ciò che è creato e il modo in cui noi viviamo. Vi è un legame tra il creato e l'essere umano, inscindibile. Tanto che è già successo, ci dice la Bibbia, che per il comportamento umano il mondo è stato distrutto e in qualche modo con il nostro comportamento stiamo distruggendo, non so se tutto il mondo, ma sicuramente delle cose in questo mondo. Ci sono delle specie che si sono estinte, ce ne sono che sono in via di estinzione, cioè noi con i nostri comportamenti stiamo mutando la sorte del contesto in cui viviamo. E anche questa ha una rilevanza. E questo ci dice la Genesi. Noi eravamo responsabili, custodivamo questo giardino. E la terza cosa è che Dio ha una volontà, la volontà di salvarci, di fare di noi delle persone con speranza. Dio lavora per conservare il fine della sua opera, del suo progetto, e questo fine, questo progetto è anche il nostro e noi siamo inclusi in questo progetto. E sapete, la sofferenza dell'umanità non è che la rileviamo solo noi oggi, a parte il racconto della Genesi. Il testo della Bibbia ci dice ancora una volta che le sofferenze ci sono e ci sono state nella natura. Il testo di Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 19, ci dice che la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma
a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione possa essere, sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. E questo Paolo lo diceva 2000 anni fa. C'erano dei problemi anche allora. C'era una sofferenza della creazione anche allora. E abbiamo cominciato con la Genesi, vorrei concludere con l'Apocalisse, perché questo è il testo che abbiamo letto, è il testo che ci dà speranza. Perché l'Apocalisse non è come ci hanno voluto rappresentare dal punto di vista cinematografico, sinonimo di catastrofe, no? Quando parliamo di Apocalisse nella nostra testa, almeno nella mia, si forma sempre viene fuori sempre quel titolo, Apocalypse Now, no? Che poi rappresenta la guerra, la distruzione. No, Apocalisse, la parola Apocalisse, per chi non lo sa, ma credo che lo sappiate tutti, Apocalisse non vuol dire distruzione, non vuol dire catastrofe. Cosa vuol dire Apocalisse? Rivelazione, cioè fare vedere le cose. La cosa buffa è che nelle nostre Bibbie è Apocalisse, il libro si chiama, è intitolato Apocalisse, gli inglesi l'hanno voluto tradurre e quindi l'ultimo libro della Bibbia inglese come si intitola? Revelation, rivelazione. Ed è buffo perché gli americani comunque hanno preso la parola Apocalypse e hanno fatto Apocalypse Now, no? Né Hollywood ha fatto Apocalypse Now. Per noi evoca l'ultimo libro della Bibbia, per gli americani teoricamente no. Ecco, cosa dice l'Apocalisse circa questa storia, la nostra storia? Allora, l'Apocalisse rivela come finirà il mondo. Intendiamoci, non con il calendario e mette le date su un'agenda, non così, ma rivela il progetto di Dio, il piano di Dio, come questo progetto e questo piano di Dio si concluderà. E in Apocalisse 11:18 troviamo queste parole pronunciate da quelli che sono i 24 anziani, che sono gli accompagnatori di Dio nella visione che c'è e che sono chiamati anche loro a giudicare il mondo. Allora, dicono questi 24 anziani: le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i vivi. E per giudicare ci sono due cose che succedono: di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, grandi e piccoli. Quindi premiare da un lato, e dall'altro di distruggere quelli che distruggono la terra, e quindi punire dall'altro lato. È interessante perché l'idea della premiazione nella rivelazione, nell'Apocalisse, è prima della distruzione. Dio viene prima per premiare, viene prima per darci speranza. Dio viene per, quando uno viene premiato, un altro sinonimo che non chiediamo a Caterina, un sinonimo di premiare. Cosa vi viene in mente? Ricompensare. Premiare, ricompensare. Cosa vuol dire ricompensare, se voi ci pensate? Compensare, ricompensare, vuol dire rimettere le cose a posto. Significa rimettere in equilibrio. Dio viene per rimettere a posto le cose. C'è un altro testo della Bibbia che dice: noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. Dio viene per rimettere a posto, per fare giustizia. E questo è il significato della rivelazione. Questo è quello che noi aspettiamo. E c'è un ultimo aspetto che mi sembra importante in questo testo sottolineare. È la parola, le parole distruggere che vengono usate qui. La parola distruggere che viene usata qui in greco
è la parola diafteros, diaftero all'infinito, diafterontas, coloro che distruggono la terra. È significativa questa parola perché non è la stessa che viene usata, per esempio, in un altro testo come quello di Luca, in cui Gesù predice la distruzione del Tempio. Quando Gesù dice questo tempio sarà distrutto, non ne rimarrà pietra sopra pietra. No? Non è la stessa parola. Vedete che la parola in greco è kataluo. E in questo caso, quando Gesù parla, sta pensando all'assedio di Roma, in cui gli eserciti romani distruggevano veramente le città, a colpi di maglio proprio, a colpi di martello pneumatico, a colpi di bombe, di cannonate. Ma non è questa la parola che viene usata nell'epilogo della storia quando si dice che Dio viene per distruggere coloro che distruggono la terra. È interessante perché appunto di tutti i sinonimi che ci sono in greco per parlare di distruzione c'è diaftero, c'è apoluo, c'è kataireo e poi kataluo. Sono una serie di parole che si usano per distruggere. Tutte hanno quel significato di compromissione di una realtà, ma la parola distruggere, che Giovanni conosce, perché ricordiamoci che l'autore dell'Apocalisse è Giovanni conosce tutte queste parole, difatti le usa apolua, usa kataireo, usa luo, quindi in altri brani la ritroviamo la parola. In Apocalisse usa quella parola specifica che è diaftero. Che cosa vuol dire diaftero? Allora, se andiamo a cercare nel Nuovo Testamento, viene usato altre due volte il termine diaftero. In Luca 12:33 e in Seconda Corinzi 4:16. E che cosa vediamo? Luca 12:33 dice: vendete ciò che possedete e datelo in elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e il tarlo non diaftero, non consuma. E in Seconda Corinzi 4:16: per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va diaftero, disfacendo, quello interiore invece si rinnova di giorno in giorno. Che idea c'è nella parola distruggere, diaftero in greco? Per l'eternità. Ma questi due versetti cosa ci dicono? L'uso di questa parola in questi due versetti cosa ci dice? A poco a poco. Il tarlo non ti distrugge mica il mobile di un botto. Noi non invecchiamo mica di un botto. Piano piano, poco a poco. Ecco allora che il messaggio di Apocalisse 11:18 è particolarmente interessante, perché ci dice che Dio viene a distruggere coloro che a poco distruggono la terra, proprio quello che sta succedendo, non in un modo con la bomba atomica, non in un modo catastrofico come la bomba atomica, ma a poco attraverso la corrosione, l'erosione che sta accadendo. Ed è interessante da rilevare questo, quanto profetica sia la rivelazione anche in questo caso. C'è anche per coloro che si accontentano una piccola speranza: non sarà una guerra atomica a distruggere il mondo. No, la Bibbia non dice questo, la Bibbia dice che la distruzione verrà poco a poco, come la stiamo distruggendo in questo momento. Ma ci dice anche, questa è la vera speranza, che Dio porrà fine alla corruzione della terra. Dio lo farà riportando in equilibrio la sua creazione, cioè premiando quelli che la rispettano e si sono sottomessi alla sua volontà, alla sua collaborazione, e punendo coloro che la corrodono e la corrompono. E nell'idea di distruzione e di corruzione c'è anche una grande idea, che è quella
che quella anche spirituale. Non si corrompe solo materialmente, si è corrotti anche dal peccato, dal male nella nostra esistenza. Ecco quindi la fine della storia, la conclusione della storia. Dio porrà fine alla corruzione della terra. Dio viene per interrompere quello che sta succedendo oggi. Lo ha già fatto in passato. E noi da avventisti aspettiamo l'avvento del Signore perché Lui verrà a interrompere questo drammatico disfacimento del pianeta. E vi assicuro che è drammatico. Vi invito, e non sto facendo promozione e pubblicità, ma lo abbiamo fatto per farci riflettere, e purtroppo non sono in tanti che ci pensano, ma vi invito a venire oggi pomeriggio per rifletterci, per pensare, perché si tratta di cambiare modo di vivere. E se non lo faremo spontaneamente, beh, il Signore lo farà per noi. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare loro il premio, di dare il loro premio ai tuoi servi, i profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Il messaggio dell'Apocalisse è un messaggio di speranza, in cui Dio rimetterà le cose a posto, in cui Dio sa quello che sta accadendo e sta prendendo le contromisure, in cui Dio ci aiuterà a ristabilire gli equilibri. E questa è la salvezza, e questa è la nostra speranza, che il Signore ci aiuti a essere Suoi collaboratori, responsabili con Lui di questa realtà nella quale Lui ci ha posto, e soprattutto fra questi grandi e piccoli che riceveranno il premio da parte Sua quando Egli verrà. Amen. Sulle note di questo bel canto, il numero 524 524, vi invito ad alzarci in piedi ed a concludere con questa preghiera cantata. 524. Che il creato ci è stato dato, nella consapevolezza di essere custodi, nella consapevolezza di essere figli di Dio, vogliamo continuare a lodare il nostro Dio, non soltanto attraverso il canto e la preghiera, ma anche attraverso la restituzione di benedizioni che Dio ci ha dato. E allora per questo motivo
che invito i diaconi a passare per raccogliere ciò che abbiamo messo da parte durante la settimana per lodare il nostro Dio. Allora, prima della preghiera finale, nella quale vorremmo anche intercedere per Loris Fusconi, per il quale abbiamo pregato molto questa settimana, vorremmo anche dare spazio a una notizia bella, positiva, che vogliono condividere con noi Aldo e Aldo Spinello e Andrea, sua moglie. Spinelli, scusate. Sì, no, non c'è problema. Mi sto disfacendo piano piano. Siccome voi siete la nostra famiglia, noi vi reputiamo tale, volevamo darvi una notizia che fra un po', se il Signore ci assiste, arriverà un altro membro nella nostra comunità. E qui nel... Allora volevamo condividere con voi questa notizia e speriamo che il Signore ci aiuti a custodire questa sua creazione nella sua volontà. Grazie. E questo è un altro dei motivi per cui noi siamo grati al Signore, no? Quindi preghiamo. Nostro Padre che sei nel cielo, abbiamo il privilegio di essere inseriti in questo contesto meraviglioso che tu hai creato, che certamente ha anche subito i segni della corruzione, del male, del peccato, ma che comunque ancora ci rivela tante cose bellissime, tante cose buone che tu avevi pensato. E ripensando al tempo che è trascorso dal momento in cui tu hai creato tutto questo, e al fatto che queste cose belle e buone ancora esistano, noi ci rendiamo conto di quanto sei grande, di quanta potenza tu hai messo in questa creazione per far sì che fosse veramente quella che è un luogo piacevole per noi. E ti ringraziamo perché continui ad allietarci con la possibilità di avere dei figli, e noi ti ringraziamo per la notizia che Aldo e Andrea aspettano un bambino, e questo ci fa molto piacere, così come ci fa piacere anche che tu abbia sia intervenuto per sostenere la vita di Loris, per il quale ti abbiamo pregato anche in questa settimana. Signore, poi ognuno di noi ha anche delle responsabilità, delle sofferenze, delle difficoltà, e noi siamo venuti qui per ascoltare la tua parola e per condividere insieme
anche queste difficoltà, come anche le gioie. E ti ringraziamo per l'opportunità di restituirti con la nostra offerta i doni che tu ci hai dato, perché il denaro è solo uno strumento che ci permette di vivere, ci permette di godere delle relazioni e di godere anche della tua presenza, ed è per questo che anche vogliamo che tu benedica questa offerta che ti abbiamo fatto. Signore, voglia tu assisterci con il tuo spirito e con la benedizione di Gesù Cristo. Amen. Colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo. A Lui sia la gloria, nella Chiesa e in Cristo, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. È stato un piacere condividere la parola con voi e vi auguriamo una benedizione del Signore anche voi che siete stati a casa e che ci avete seguito. Che questa settimana possa essere una settimana di responsabilità e di collaborazione con Dio. Sei mi chiesto perché suono e canto per Gesù. Senti quello che ti voglio dire. Non son che parole, ma importanti più che mai. Gesù Cristo ormai sta per tornare. E allora dillo a chi incontrerai, ama chi non capirai, vivi la tua vita verso il ciel, perché non parli agli altri di Gesù, che ritornerà qua giù, che quel che ha sofferto non lo sai, fu per te. Non son che parole, ma importanti più che mai. Credi in Lui, se muori tu vivrai. Non son che parole, ma importanti più che mai. Gesù Cristo ormai sta per tornare. E allora dillo a chi incontrerai, ama chi non capirà.
sofferto, non lo sai, fu per te. Ama chi non capirai, vedi la tua vita verso il cielo, perché non parli agli altri di Gesù, che ritornerà qua giù, che quel che ha sofferto non lo sai.